Basta cliccare qui, no? per l'avanzamento? Sì, qualche minuto. Non adesso. Sì, no, non adesso, ok. Ah, ok, no, per la condizione, sì, no, fatemelo anche voi. Che... Dica che stiamo ammettendo le persone. Stiamo ammettendo adesso le persone. Sì. Va bene, va bene. Ah, sì, la faccina. Va bene. Va bene. Sì, sì. Entro nello schermo anch'io. Va bene, non sarebbe un male. Vedo una bella faccia. Dica lei quando possiamo. Ok, può iniziare. Penso. Posso? Allora, buonasera a tutti. Siamo qui per questo secondo appuntamento di queste Polytech Stories, queste storie politecniche, e noi ringraziamo moltissimo il Politecnico per questa opportunità che ci viene offerta. Il relatore di questa sera è il professor Fulvio Irace, docente di storia dell'architettura al Politecnico di Milano. Professore, io sintetizzo al massimo assolutamente il tuo CV, che sarebbe possiamo anche tralasciare, molto 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 più ricco. Sì. Così al volo, docente quindi di storia dell'architettura al Politecnico di Milano, visiting professor all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Gli studi del professor Irace sono concentrati sull'architettura italiana del Novecento. Di Gio Ponti senza dubbio è il massimo conoscitore. Di Gio Ponti ha scritto e scrive molto, e voglio ricordare tra l'altro, in ordine di tempo, l'ultima mostra tenutasi al Maxi di Roma, Gio Ponti, Amare l'architettura, nel 2020. Prima di passarti la parola, volevo solo comunicare molto rapidamente a chi è in ascolto che per le domande, se ne avete, potete poi scriverle sulla chat di Zoom. Ti passo la parola, professore, prego. Grazie, molto gentile. Buonasera a tutti e a tutte e a tutti. La conferenza, diciamo, la chiacchierata, diciamo, di questa sera ha un titolo particolare che ho scelto. Ci avete bloccato la condivisione dello schermo? Abbiamo una difficoltà a condividere? C'è una barriera anti-Covid. Siamo vaccinati, quindi sì. Se ci fate entrare con lo schermo, va bene. Forse adesso ce la facciamo. Ok. Ecco, la conferenza di questa sera ha un titolo che mi sembrava molto appropriato, diciamo, a trattare un aspetto particolare di Ponti, soprattutto quando si parla di Ponti all'estero, Gio Ponti, l'arci italiano. E la prima domanda che io, diciamo, mi rivolgo pensando soprattutto a chi ci ascolta, che magari non è tenuto a conoscere chi era Gio Ponti, ma chi è questo Gio Ponti di cui da qualche anno così quasi ossessivamente si parla in giro nel mondo? E Maria Sica ha ricordato la grande mostra del Max del 2020, ma vorrei ricordare anche nel 2019 un'altra mostra molto importante che si è tenuta al MAD, Museo des Arts Décoratifs di Parigi al Louvre, nel 2019, che si chiamava Tu Ponti, che era una specie di ritratto a 360 gradi di Ponti. Allora, per rispondere a questa domanda, pensavo che forse si poteva lasciare la parola a Ponti stesso, che in una sua nota
autobiografica scritta nel 1977, e si definiva così: Gio Ponti, nato a Milano nel 1891, è un italiano, quindi la prima cosa è un italiano, poi è un lombardo e poi è un milanese. Però la prima, ecco, per non dare adito a nessuna forma di sovranismo, leghismo, eccetera, ecco, lui dice: sono un italiano. Prima sono un italiano, poi sono un lombardo, poi sono un milanese. E poi dice: Ponti è un uomo ilare, senza ozi, che scrive, disegna, costruisce, viaggia, insomma, che ama vivere. E sempre in questa diciamo, tentativo di autobiografia che aveva cominciato nel 1977, pensate che Ponti morirà nel dicembre del 79, quindi a un'età di 86 anni, quindi 2 anni prima di morire, lui dettava a una segretaria perché non vedeva più bene, aveva la cataratta, come per avere un'idea, ecco, di Ponti in quegli anni, questa fotografia con uno dei suoi giovani nipoti nella casa di Viadezza. E comincia così: Quick Set Biography of Gio Ponti Story, beginning November 1891, probabile fine entro il 1981. Quindi si è sbagliato, la sua profezia, diciamo, ha quasi centrato il target, si è sbagliato di qualche anno, ma pochissimi anni, però è andato molto vicino. E un'altra espressione che Ponti adopera quando si trova a parlare di se stesso, per la definizione di se stesso, una frase che io trovo stupenda, è questa: la mia, una vita perseguitata dalla fortuna. L'inguaribile ottimismo di Ponti, quello che lui descriveva nella sua autobiografia, è un elemento fondamentale per comprendere la sua attitudine verso il progetto, che è instancabile. Ci sono nell'archivio epistolare di Ponti, che conta migliaia di pezzi, lettere scritte il 25 dicembre, il 15 agosto, che come tutti sapete per noi italiani è un giorno quasi più sacro del Natale, perché è Ferragosto. Quindi lui in ogni momento dell'anno, anche i cosiddetti giorni festivi e in tutte le ore, invece di usare il telefono, scriveva 100 lettere al giorno, 40 lettere al giorno, tutti quanti i suoi impiegati, quando arrivavano al lavoro nell'atelier di Viadezza, trovavano già Ponti al lavoro, che aveva già messo una lettera sulla scrivania di ciascuno dicendo quello che doveva fare o che, diciamo, qualche pensiero da condividere. Quindi un inguaribile ottimista. La prima fortuna di Ponti è stata quella, espressa anche qui in una sua frase, quando lui dice: il mio hobby è tutto quello che faccio. Questo spiega l'incredibile estensione delle tonalità del progetto di Ponti, che va dal design all'arte, all'architettura, alla grafica, all'organizzazione culturale, perché nulla gli pesa veramente, in quanto che tutto ciò che lui fa è come se lo facesse per hobby, cioè lo facesse spontaneamente, quindi non c'è mai una divisione tra il campo del lavoro e il campo della vita, il che, credetemi, è allo stesso tempo paradisiaco ed infernale, perché non c'è mai uno stacco, ma tutto, diciamo, si fonde assieme. Infatti, diciamo che i suoi familiari ogni tanto risentivano di questa sorta di grandioso egocentrismo. La seconda fortuna è il suo incontro giovanissimo, 23enne, con la Richard Ginori, la famosa fabbrica di porcellana di Firenze, dove lui entra giovanissimo sul suggerimento di Ugo Ietti, e nel giro di 2 o 3 anni diventa l'art director della Richard Ginori e cambia totalmente l'iconografia, portandola dalla vecchia, abbandonando i vecchi modelli e soprattutto i vecchi modelli decorativi, e creando un'iconografia insolita, brillante, moderna, tant'è vero che nel 1925 oggetti come questi, la passeggiata archeologica per esempio, furono premiati col Grand Prix all'Esposizione Internazionale di Arti Decorative di Parigi, assicurando il successo internazionale della Richard Ginori.
La terza fortuna fu l'incontro con Giovanni Mazzocchi e la creazione nel 1928 della rivista Domus, che insieme con Casabella, che nacque nello stesso anno, inaugurò, diciamo, il format delle riviste di architettura moderna in Italia, contribuendo a svecchiare l'ambiente culturale e il gusto degli architetti. Ma rispetto alla rivista di Marangoni, che si chiamava La Casabella, quella di Ponti ha una partenza particolare, la scelta del nome latino, Domus, con il sottotitolo L'arte nella casa. Quindi Domus voleva essere non voleva essere una rivista di architettura o solo di architettura, in mano agli architetti. Il pubblico non doveva essere quello ristretto degli addetti ai lavori, ma era rivolto a tutti, a un'audience molto vasta che potremmo, diciamo, socialmente identificare con la media e alta borghesia, insomma, questo variegato, diciamo, mondo, soprattutto con un riferimento a quella milanese e lombarda, dove quindi l'accento è, per esempio, questa copertina con una serie di piante grasse, è veramente molto insolita per una rivista d'architettura. Ponti voleva conquistare i lettori, come lo diceva, al gusto della casa, avendo capito che per affermare il gusto moderno in Italia bisognava conquistare oggi, negli anni 70 Basino avrebbe detto la casalinga di Voghera, cioè bisogna catturare il ceto medio, perché se tu diciamo, impari a vivere in una casa moderna, vuoi delle scuole moderne, vuoi degli uffici moderni, vuoi un'edilizia moderna tutta attorno a te. Quindi la battaglia della modernità si costruisce nella casa. La fortuna più grande, naturalmente, anche qui ricorro alle sue frasi, basta essere italiani. Quindi gli italiani, non accusateci di sciovinismo, ecco, in questo caso, ma Ponti riteneva che gli italiani avessero una marcia in più, che fossero naturalmente, come dire, predisposti all'arte, alla cultura, alla nozione del bello. E qui c'è un famoso numero della rivista della sua amica Daria Guarnati, Aria d'Italia, con una sua copertina. Questo nome, anche Aria d'Italia, è un nome che è suggerito anche da Ponti. Quindi l'Aria d'Italia quasi, come dire, si respira la cultura. E nel primo numero di Domus, nel 1928, Ponti firma questo editoriale che riproduco nella immagine a destra, che si chiamava La casa all'italiana, in cui descrive il suo programma, diciamo, di si può dire forse italianizzazione del razionalismo internazionale. Fa un riferimento anche a Le Corbusier, alla famosa definizione che Le Corbusier aveva dato della casa, che aveva definito in machine habiter, una macchina per abitare. E lui dice, sì, sarà anche una macchina, ma non è soltanto una macchina, è anche qualcosa di più, e soprattutto la casa all'italiana è una casa che è rivolta, diciamo, verso l'esterno, deve avere delle caratteristiche. Dice, non è la grotta o il rifugio imbottito che immaginano i popoli d'Oltralpe del nord Europa, ma è una casa invece naturalmente predisposta ad accogliere la natura. E nel 1933 riunirà tutti gli editoriali su Domus in un delizioso libretto pubblicato dalle edizioni in Domus, La casa all'italiana. Il primo esempio di casa all'italiana, anzi di Domus all'italiana, sono queste tre case di Via dei Togni. A sinistra vedete un'immagine d'epoca che ci fa vedere gli edifici appena, diciamo, usciti dal cantiere, e a destra una foto, diciamo, abbastanza attuale, che mostra un po' i colori, che erano molto importanti perché erano tre abitazioni di serie accostate che riprendevano un po' i colori della bandiera italiana. E la casa all'italiana era fornita di finestre molto ampie, quindi in questo, diciamo, ereditava il linguaggio del razionalismo,
grandi aperture, aria, luce, trasparenza, assenza di ornamento applicato, ma soprattutto, come lui dice, nella casa all'italiana non vi deve essere distinzione tra esterno ed interno. Da noi l'architettura di fuori penetra nell'interno. Quindi quando vedete quel vezzo, per esempio, di far uscire sul... Tutte le case hanno un balconcino e lì dove è possibile un terrazzo. In epoca in cui a Milano c'era la nebbia giorno e notte e il balcone non era assolutamente usato, a differenza, diciamo, della sud Italia. E oggi invece queste case di ponti dotate di balcone e di terrazze sono diventate tra le più ambite, perché è stata una profezia di quel concetto di architettura verde che oggi tutti quanti diamo per scontato, ma che negli anni 20 era tutt'altro che scontato. L'apertura sul balcone corrisponde alla sala collettiva, che è quello che gli inglesi chiamano il living e noi chiamiamo il soggiorno, e che aveva un'apertura ad arco, perché la casa all'italiana ama, come lo diceva, riprendere i bei motivi dell'architettura classica, soprattutto nel suo caso dell'architettura di Palladio, che Ponti amava moltissimo. E questo è un altro stupendo edificio, che adesso è la sede di uno studentato del nostro Politecnico, vicino alla nostra sede, la Casa Marmont, dal nome dei proprietari, che molto bene supporta questa sua prescrizione, quando diceva: ogni abitazione, anche se piccola, sia dotata di terrazzo, abbastanza ampio per un po' di vita all'aperto. All'aperto, dove male che va, c'è sempre un rettangolo azzurro di cielo. Infatti vedete che questa casa ha dei terrazzi infilati l'uno sull'altro e dà una... La struttura dei pilastri esce fuori in vista e diventa un pergolato su cui Ponti immagina che i proprietari facciano crescere, diciamo, la vite, l'edera, insomma, le piante rampicanti che di solito caratterizzano la fauna e la flora mediterranea. E la semplificazione è, diciamo, non so se più, come dire, perfezionata, ma quella più che rimane impressa, perché è legata al secondo e ultimo periodo della sua vita, è quella che ho chiamato la casa come me, cioè la casa di Via Dezza, qui a Milano, di cui vediamo un dettaglio della facciata, di cui Ponti occupava un appartamento al quarto piano. Quindi questa casa, come vedete, la foto è in bianco e nero, ma si possono intuire dai diverse sfumature di grigio che la casa era molto colorata. Era un po', diciamo, scomposto il sistema delle facciate, come si vede da questo disegno, in gradazioni di colore che dessero una certa plasticità, come dei fogli un po' galleggianti nell'aria. E questa casa coincide anche con il periodo in cui Ponti scrive, entusiasta della elettricità, che ha cambiato la nostra vita e ha cambiato i compiti dell'architetto, che ha sempre adesso il dovere, ogni volta che disegna un'architettura, di disegnarla, di immaginarla come vista di notte, come vista di giorno. Di giorno vediamo i colori, le forme, la plastica, di notte tutto è appiattito, ma la casa è illuminata dall'interno. Allora Ponti immagina che le vetrate possono essere animate da figure, da oggetti d'affezione, piccole sculture, dei vasi, artigianato, niente di pretenzioso, addirittura in qualche caso dei piccoli tableau, in maniera che illuminati dall'interno disegnano un paesaggio fantastico che possa incantare chi passeggia per le strade e diciamo, come dire, spingerlo con l'occhio ad entrare nella domesticità. L'appartamento di Ponti è questo, un appartamento di circa 120 metri quadri, un appartamento quindi grande ma non grandissimo, perlomeno per gli standard delle artistar nostrane,
che presentava una innovazione molto forte, e cioè la casa era divisa in due metà, di cui la parte su strada conteneva, diciamo, i locali di ricevimento, per così dire, o dello stare insieme, quindi con una netta divisione tra i servizi e l'appartamento vero e proprio. Ponti disegnava queste, non so, vedete queste frecce, e ogni tanto ci sono degli occhi con delle lunghe prospettive, perché pensava sempre, quando disegnava le piante, cosa vedo se sto qui nel mio studio? Se lascio questo spacco tra una parete e l'altra, quindi se non chiudo con le porte, se non chiudo lo spazio in cubicoli, io posso immaginare queste grandi prospettive ininterrotte, in cui se ho bisogno di privacy posso usare queste porte, queste pareti. Si chiamava Modern Fold, erano prodotti allora in Svezia, erano praticamente come delle pareti a soffietto, in sostanza scomparsa, perché lui amava l'idea di pensare la casa come un unico grande spazio continuo, accentuato dal pavimento in piastrelle di ceramica disegnate per lui da Fausto Melotti, con questo disegno in diagonale che disegnava come una sorta di grande tappeto unitario per tutta la casa. Tutti i mobili che vedete sono disegnati da Ponti, i quadri sono di suoi amici. Questo, per esempio, uno dei più grandi amici di Ponti è stato Massimo Campigli. Queste piccole vetrinette che vedete sono tutte invenzioni sue, erano illuminate dall'interno e si chiamavano mobili autoilluminanti. Potevano contenere delle ribaltine a scomparsa dove uno poteva mettere una piccola statua, un piccolo oggetto, una sorpresa. E tutto, diciamo, l'insieme di questo dà questa impressione, diciamo, di una modernità non terroristica, ma affabile, colorata e quindi adottabile, almeno diciamo, nel suo auspicio, da una larga fetta di popolazione. La vita di Ponti è piena di tanti paradossi, come quello della dimenticanza, dell'oblio che ha accompagnato la sua morte nel 79 per quasi due decenni, e poi della improvvisa riscoperta, diciamo, alla fine degli anni 80 e del trionfo assoluto di questi nostri giorni. Ma il paradosso più interessante è che la vera casa all'italiana, la più completa casa all'italiana, Ponti l'ha costruita in Venezuela, nella città di Caracas, e per i signori Anara e Armando Planchart, e talmente, come dire, imbevuta di uno spirito italiano che venne denominata dalla stampa argentina una villa fiorentina. Certo, noi oggi in Italia diremmo, uno pensa alle ville fiorentine, alla Mannate, Brunelleschi, ecco, dice, ma cosa c'entra? Ma fa parte, diciamo, di quel sapore di italianità che d'altra parte fu riconosciuto anche a Stoccolma con l'Istituto Italiano, che venne definito come una scarpa da donna abbandonata da una Cenerentola italiana sul prato, no? Quindi questa idea che accompagna spesso gli italiani, che li fa riconoscere anche quando vanno all'estero senza aprire bocca, magari perché hanno gli occhiali da sole. In questo caso, evidentemente, questa villa emanava una italianità. Per Ponti questa villa fu anche questo è un altro paradosso, il riconoscimento della validità di una tipologia abitativa a cui lui era molto legato fin dagli esordi, e cioè la villa mediterranea, quella che lui chiamava la casa pompeiana, la casa a corte, la casa che si chiude, diciamo, sui quattro lati all'esterno e si apre all'interno, come si vede sia nella pianta, il numero 11 e il grande patio e con le orchidee, e si vede anche nel modello dove il grande tetto, che Ponti definisce come una mariposa, una farfalla che si è appoggiata sulla collina del Cerrito, questo
questo colle, diciamo, che sovrasta la valle lungo la quale si estende Caracas, e Ponte aveva immaginato questa sorta di lievissimo cristallo che, volando dall'Italia, si fosse appoggiato su delle zampe esili, perché non tocca quasi il suolo, sulla collina del Cerrito. Questa pianta meravigliosa, ecco, questa è la sua maniera di disegnare. Vedete questi gli occhi e tutte le linee in diagonale che mostrano come questa casa realizzasse questo sogno e questa ossessione che lui chiama dell'architettura di cristallo, che caratterizza la sua ripresa dopo la parentesi della Seconda Guerra Mondiale negli anni 50, suggellata anche da un piccolo libro che scrive, che si chiama L'architettura è un cristallo. È un cristallo perché è pura, è magica, è chiusa, è esclusiva, è autonoma, incorrotta, definitiva come un cristallo. Rifiuta le formule infinite, comincia e finisce. Era una critica all'international style, all'idea, cioè, che un grattacielo, per esempio, come mettiamolo a Lever House, al Seagram Building a New York, potesse essere immaginati come dei profilati estensibili all'infinito. Ecco, lui era esattamente contrario a questa idea. Per Ponti l'architettura doveva essere definita dentro un circuito di forme che non si potevano più toccare. Allo stesso tempo, però, a questa definizione esterna corrispondeva, esattamente come un cristallo che ha tante facce, corrispondeva una rifrazione dell'interno. Vedete che qui non ci sono, i muri sono ridotti al minimo, non ci sono porte, ci sono soltanto a piano superiore nella camera da letto, ma tutto è uno spazio che fluisce in maniera ininterrotta, e anche il patio numero 11 è chiuso qui da una parete di vetro, ma è praticabile senza nessuna porta dagli altri lati. Ecco, qui vediamo ancora una volta le fotografie, i disegni della casa di giorno e di notte, una fotografia di Gasparini, un fotografo locale, che la fotografa di notte, e si vede quello che Ponti intendeva dire con l'effetto della luce che fa levitare le forme. Il soffitto è staccato dalle pareti, e quindi la luce fa vedere queste bacchette luminose, così come svuota, sfora la facciata principale e la parte inferiore. Perché l'altra idea caratteristica di Ponti di quest'anno è l'idea della leggerezza, come vedete in questa immagine che ci fa vedere uno degli ambienti principali del living, anche qui tutti i mobili sono disegnati da Ponti e vengono dall'Italia, immette nel cortile, che è una rivisitazione del grotto rinascimentale, in forma, diciamo, moderna, come si poteva immaginare negli anni 50. Quindi è un grotto aperto, e tutto quanto decorato, se vedete queste figure geometriche rivestite di piastrelle, da Fausto Melotti, che ha fatto un'installazione assolutamente magica, rimasta fortunatamente tutta ancora intatta. Inutile dire, e questo l'ho potuto sperimentare di persona, che questa corte interna anche qui preconizza tutto il discorso della sostenibilità che si fa oggi, dell'autosufficienza energetica. Questa casa non ha condizionamento d'aria, non ha raffrescamento né riscaldamento, e anche nei periodi più caldi questa casa è dotata di un sistema di ventilazione trasversale che viene esaltato da questo cortile che consente il ricambio d'aria, e quindi è una casa completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, a dimostrazione che la tradizione, in questo caso del Mediterraneo, ha molto da insegnarci. Qui abbiamo una vista dal piano superiore, la stanza degli ospiti, che affaccia nel cortile, quindi vedete la parte di queste grandi strutture decorative di Melotti. E qui abbiamo due visioni dell'interno,
dove si avvera quel detto di Ponti che dice: fui profeta nel dire che tutto deve essere colorato. Abbiamo a destra quella che veniva chiamata dai proprietari il comedor tropicale, cioè la stanza da pranzo estiva, un unico blocco di marmo inamovibile attaccato al suolo, che sta proprio in corrispondenza dell'apertura del patio. Qui c'è una parte della parete del grotto di Melotti. Vedete come anche qui il soffitto è decorato come sarà la casa di Vialezza, con delle strisce gialle in diagonale. A sinistra è la sala da gioco, il soffitto è coloratissimo, questi rombi sono due A capovolte, che sono i nomi dei proprietari Anava e Armando Planciarte, che lui anche simbolizza come il sole e la luna, e i tavoli sono a produzione di Cassina, vengono dall'Italia. Ecco qui ancora le finestre della camera da letto dei due coniugi, che si guardano l'una di fronte all'altro e sono apribili, quindi quando sono chiuse diventano una decorazione, altrimenti si possono ribaltare con un tocco, si aprono e sono decorate con le due A che rappresentano il sole e la luna. I pavimenti, altra follia di Ponti, i pavimenti sono blocchi di marmo che vengono da diverse regioni d'Italia, proprio più italiano di così non si poteva, no? Sono una rappresentazione fisica della bellezza dei marmi italiani. È molto interessante anche questa idea stilistica di immaginare un pavimento fatto di frammenti, che in questo caso sono dei triangoli, che compongono delle losanghe. E una delle figure dell'iconografia teatrale che Ponti ha amato per tutta la vita era Arlecchino. L'abito di Arlecchino è fatto di losanghe colorate, no? E quindi tutto quello che si vede in questa casa, perfino gli infissi delle finestre, perfino gli elementi, diciamo, del bagno, gli igienici, sono prodotti dell'industria italiana, trasportati con dei grandi cargo dal porto di Livorno fino al porto di Caracas, e poi di lì c'erano dei tir che li portavano sulla collina del Cerrito, perché Ponti voleva che questa casa fosse, così come esattamente l'Istituto Italiano di Stoccolma, fosse il manifesto della creatività italiana. Oggi diremmo, con un'espressione che io non amo molto, ma che è facilmente comprensibile, che sono il manifesto del Made in Italy, del miglior Made in Italy, no? Quindi letteralmente fatto in Italia. E poi ovviamente ci sono le invenzioni. Per esempio Ponti doveva sistemare delle teste imbalsamate di animali, antilopi, rinoceronti, eccetera, che nella voga di allora il proprietario Armando Planchart si era procurato facendo i safari in Africa. E questa cosa a Ponti gli ripugnava molto, però d'altra parte doveva sistemarli. Allora un giorno lui scrive una lettera ad Armando con questi due disegni, in cui gli dice: ho trovato la soluzione. Queste due figure, ecco, se vedete l'immagine in basso, no? Quando tu entri nella stanza, questi qui non si vedono, questi antilopi, perché ci sono delle antine davanti colorate. Pigiando un bottone in un mobile che c'è di fronte, queste antine si aprono perché il mobile ruota e la testa, che è fissata sul piedistallo, esce fuori e si può vedere. Quindi era una maniera sua ingegnosa di soddisfare il cliente, ma allo stesso tempo, come dire, attutire l'impatto di questa cosa che non gli andava giù. Anche qui la porta, vedete, è una porta nata sua invenzione, lui la chiama la porta figurata. Quindi la porta è un quadro con le losanghe alla maniera di Arlecchino. E poi ci sono due scale meravigliose, una scala che porta dal living a una zona, diciamo, di seminterrato, perché la casa è sul dislivello, che contiene la sala da giochi, dove vedete tutte le alzate della scala sono fatte di un marmo diverso, quindi sono tutti marmi italiani. E lui diceva: è molto bello quando tu sali
e vedi questi marmi uno diversi dall'altro con un tappeto. Poi quando sei arrivato qui, guardi giù, vedi soltanto le pedate, che sono invece tutte dello stesso colore. E dici, oddio, dove è scomparsa questa scala? No, sono questi giochi che confermano la sua idea che l'architettura deve contenere anche un po' di illusione. Nel 1957 Ponti raccoglie i suoi pensieri in un libricino che è stato in questi ultimi anni ristampato molte volte. Io lo chiamo un po' un breviario d'architettura perché è un piccolo formato, si può mettere in tasca ed è fatto di pagine staccate, non ha né un inizio né una fine, si può leggere in qualunque punto. Le frasi sono brevi, lo stile di Ponti è quasi aforistico, fabulistico, aforistico, e si possono estrapolare quindi delle citazioni. Qui riprende praticamente alcune considerazioni del libro che aveva fatto 5 anni prima, L'architettura in cristallo, e le trasforma in una visione più allargata nel libro che si chiama Amate l'architettura. Amate l'architettura, lui dice, l'antica e la moderna, la passata e la presente. Amate ogni genere di architettura. E una frase che traduce in maniera immediatamente comprensibile la sua fattività, questa operosità instancabile, è quella che si riassume in questo motto. Per promuovere un grande programma di opere, una sola è la via di chi vuole veramente. La via della decisione, la via del fare, la via del fare subito. Ponti è proprio l'espressione di quella operatività tipica dell'animo lombardo e soprattutto del cattolicesimo lombardo, in cui lui si riconosce totalmente. Fate opere di bene, non andate a messa, ma fate opere di bene. Traducete, infatti la sua santa preferita era Maria Cabrini, una contadina, diciamo, della bassa pianura lombarda, che, come tutti forse sapete, è stata l'animatrice, diciamo, la soccorritrice degli emigranti, non solo italiani, ma di ogni parte del mondo, a New York. E come Madre Teresa di Calcutta e la Santa Cabrini di New York. E lui l'amava moltissimo, ripeteva spesso le sue frasi, si riconosceva in quell'attivismo, perché il fare, diciamo, deve essere la manifestazione di quello che noi siamo. Un altro elemento assolutamente centrale per comprendere lo spirito di Ponti è quella che io ho definito la profezia della leggerezza, che lui esprime anche qui in una frase molto semplice, ma proprio perché è semplice si capisce molto bene. Lui dice: nella tecnica si va dal pesante al leggero, si va dall'opaco al trasparente, si va dalla pietra, dal ferro, dal bronzo ai materiali leggeri e infine alla trasparenza della plastica. E la storia dell'umanità, no? C'è l'età del ferro, l'età della pietra, l'età del bronzo, e poi fino ad arrivare all'età del vetro, del ferro, del cemento armato. E lui dice adesso addirittura la plastica. Milano era, in quegli anni, pensate, Natta, professor Natta del Politecnico, vince il premio Nobel per l'invenzione del brevetto della plastica, e nasce l'industria del design delle plastiche, che sembra voler cambiare il mondo. E lui pensa che la plastica sarebbe un ottimo materiale per l'architettura, si possono fare dei grattacieli anche di vestiti di plastica. E quindi la legge dell'umanità è di andare dal pesante al leggero. E dice, ci sarà dunque uno stile leggero, trasparente, semplice, corrispondente a costumi sociali semplificati. Vuol dire che l'aspirazione alla trasparenza e alla leggerezza, tipica degli anni 50 e 60 in Italia, ma un po' anche in altre parti del mondo, non era per lui un fatto formale, ma doveva corrispondere, molto bella questa espressione, costumi sociali semplificati. Cioè la vita è diventata più diretta, più immediata,
abbiamo abbandonato i fronzoli, abbiamo abbandonato la retorica del passato e quindi abbiamo bisogno di oggetti nuovi, di case nuove. E questa idea della trasparenza e della leggerezza, lui dice, si è verificata, l'ho realizzata per la prima volta, l'ho tentata per la prima volta a Stoccolma, nel magnifico istituto italiano di cultura, in cui lui dice, questa architettura inaugura l'idea di geoponte del muro che non è più importante. Aver progettato l'istituto di Stoccolma è uno degli episodi più belli della mia vita. L'Istituto Italiano di Cultura è insieme alla Casa Planciate di Caracas uno dei gioielli di ponti del mondo, anch'esso praticamente intatto grazie anche all'attività che ha svolto in quest'ultimo periodo la direzione di Maria Sicca, che ha capito l'importanza di preservarlo e di restaurarlo e di restituirlo all'antico splendore. E quindi segnatevi come meta delle prossime vacanze di andare a Stoccolma a visitarlo. Vedete che l'edificio è staccato dal suolo, sembra non appoggiare a terra, è lievitante, e questa facciata con questo disegno delle aperture che segna come una freccia più larga al centro e più piccola, degradante ai lati, corrisponde proprio a questa ossessione che Ponti ha di fare delle cose allungate e sguscianti, come ovviamente è la sua architettura più famosa, che è il grattacielo Pirelli a Milano, no? Grattacielo Pirelli con questo tetto che vola, come vedete nell'immagine qui a destra, il tetto è sospeso e l'illuminazione consente di farlo vedere dai cittadini che passano davanti alla stazione centrale come se fosse una tenda, un tappeto volante. Mentre quando lo vediamo di giorno, il grattacielo Pirelli ha un volume schiacciatissimo che si assottiglia nelle due ali laterali alla dimensione di un piccolo setto dove all'interno dei quali corrono, c'è la corsa degli ascensori. Il grattacielo Pirelli, questa pianta bellissima, la pianta logo, nella pianta che rappresenta concettualmente l'idea del grattacielo, è come due valve di un mollusco, di una cozza, di una vongola, non so di quello che volete, che non si toccano al centro, in cui chiunque di noi conosca un grattacielo sa che un grattacielo più o meno quadrato o rettangolare è una serie di pilastri, una gabbia di pilastri. Qui, grazie all'apporto straordinariamente creativo del più grande ingegnere italiano del Novecento, Pierluigi Nervi, la struttura è radicalmente diversa da quella dei grattacieli americani. Invece di avere una struttura a pilastri, i pilastri sono concentrati in questi elementi bianco e nero che vedete sopra e sotto, quindi sono come degli alberi che salgono verso l'esterno, verso la sommità e si assottigliano, e quindi lasciano tutto lo spazio al centro completamente libero, senza intracci. E a destra si vede questo grafico in cui Ponti cerca di spiegare la sua teoria. Se noi mettiamo due linee parallele, come nel grattacielo americano, abbiamo un'architettura che va all'infinito, non c'è punto d'arresto. Un po' meglio se ne curviamo uno, perché c'è un punto d'arresto, meglio se ce ne sono due, ma meglio ancora se ce ne sono tre. Qui si realizza la forma finita. Una di queste valve, se ne mettiamo un'altra specularmente, dà l'idea di come sia nato il Pirelli. E l'Istituto Italiano di Stoccolma appartiene a questa genesi di queste famiglie di architetture diamantate. D'altra parte, questa idea della leggerezza, Ponti l'ha rovesciata in tutte le sue manifestazioni. Per esempio, la sua sedia più celebre si chiama non a caso la sedia superleggera, no? La sedia che anche un bambino può alzare con un mignolo. E negli anni 20 Ponti aveva disegnato per la Riccia Ginori una serie stupenda di piatti
e fingevano come delle balaustre architettoniche, come se fossimo stati sotto una cupola traforata, e guardando verso l'altro lato avremmo visto questo surreale paesaggio molto déco di signore languide ed eleganti e sdraiate su dei puff fatte di nuvole che ovviamente sfiorano le cime dei campanili di una città. Quindi l'architettura, la donna, l'immagine volante, tutte le sue domus di Milano hanno un nome di donna, Domus Carola, Domus Iulia, eccetera, eccetera. Quindi l'idea della donna è sempre abbinata all'idea della domus. E sempre nella idea di esprimere attraverso l'architettura questo ideale di leggerezza che deve essere tipico, secondo lui, della nuove ere della democrazia, no? Della democrazia collettiva, e Ponti insiste su questo tema che io definisco delle facciate leggere. Le facciate sono, gli americani li chiamano nel grattacielo curtain wall, no? Quindi c'è questa idea della facciata che è una tenda sospesa. Ponti la chiama una facciata leggera, è un telaio traforato che si sospende a una struttura, e come in questo caso nel modello e nei dettagli dei prospetti dei grandi magazzini di Binkerdorf a Eindhoven in Olanda, un'immagine stupenda, un'intuizione stupenda, un edificio, una scatola traforata completamente con elementi modulari, quindi lo vedete qui, no? Che sono dei moduli. Ognuno di questi è traforato con aperture di forme diverse. Sono due o tre forme che si possono alternare come in un gioco combinatorio. Per cui di giorno questa facciata è rivestita di piastrelle a forma di diamante, anche loro, che riflettono, diciamo, la luce del sole nell'arco della giornata. Di notte invece si vedono i vuoti illuminati dall'interno. Luigi Moretti, il grande architetto romano, amico di Ponti, era andato a trovarlo in quegli anni e dice: Ponti ti parla dei suoi progetti illuministici per la Biancorf in Olanda, dei suoi ultimi edifici interamente rivestiti di ceramiche rigate splendenti, poste a sfaccettatura, dei suoi sognati grattacieli e prismi di vetro giustapposti come formazioni cristalline. Egli non vede che materia luminosa, e questo credo sia ammirevole in un uomo che ha raggiunto l'età dei grandi saggi. Il concorso che lui fa per le torri di Modena nel 1960 lui definisce grattacieli torri accostate. Quindi anche qui c'è il tentativo di superare l'idea del grattacielo come un monolite e di immaginare che i grattacieli possono essere come delle composizioni cristalline fatte di elementi, quindi ognuno di queste bacchette, non so, possiamo chiamarle così, come vedete ha una facciata prefabbricata dove le aperture sono diverse in ognuna di queste facciate. Diventano un gioco combinatorio, come una sorta di grande Lego in cui ciascuno di questi elementi può essere variato e suggerire l'idea, anche questa fortemente innovativa, che non è affatto dato per scontato che l'architettura prefabbricata sia un'architettura monotona, uniforme, ripetitiva. Se è così, dice Ponte, è solo colpa degli architetti, della pigrizia degli architetti. Tutti questi grattacieli erano immaginati insieme alla ditta FEAL di Milano come grattacieli prefabbricati. In uno degli ultimi edifici che Ponti ha costruito a Milano poco prima di morire, è stato inaugurato tra il 70 e il 71, un grande edificio di palazzo di assicurazioni con questa facciata straordinaria fatta di una pieghettatura, come vedete, continua. Ponti dice: l'edificio deve apparire come un paesaggio, uno spettacolo diverso a seconda dei punti di vista, quindi moltiplicare i punti di vista. L'edificio moderno
con plurime prospettive, deve rivelarsi in diversi aspetti allo sguardo di chi vi gira attorno. Quindi, contro l'idea dell'architettura landmark solitario, Ponti immagina l'edificio come un paesaggio a sé stante. E qui si vede un dettaglio molto bello di fotografo Pino Musi. Ognuno, quindi questo edificio non ha una facciata ma tanti segmenti di facciate, ognuno prende due finestre e ognuno di questi segmenti corrisponde a questa pianta, una pianta straordinaria, seghettata, segmentata, una pergamena rotolata, un origami di gusto quasi giapponese, un edificio sorprendente che non ha uguali non soltanto negli anni 70 ma anche, direi, nei decenni a venire, e che corrisponde, diciamo, più o meno in parallelo al grande esperimento che lui aveva fatto negli stessi anni su una scala ovviamente molto maggiore con il Denver Art Museum a Denver in Colorado, di cui lui spiega in questa tavola la genesi, no? Lui dice: avrei potuto prendere... Lasciamo perdere le prime tavole che partono da un rettangolo, no? Una scatola. Dice, poi uno potrebbe splittare queste scatole e fare un oggetto così, che viene un volume così, ma è ancora un volume scatolare. E poi fa vedere come, moltiplicando sempre di più, suddividendo sempre di più ciascuno di questi elementi di facciata in porzioni quasi infinitesimali, si ha alla fine una sorta di nastro continuo in cui, se vedete l'inizio, si è perso completamente l'idea della scatolarità. Quindi la superficie è diventata in un certo senso l'elemento che genera lo spazio e determina il volume. Una superficie che Ponti intaglia con una precisione chirurgica, con queste vuoti che lui dice trappole per luce, le definisce, con questo sistema di aperture, e che impreziosisce con una squama esterna, come se fosse un grande serpente di terra, una squama di ceramica, perché Ponti ovviamente ha disegnato anche le piastrelle dei suoi edifici in forma di diamante, brevettandole, e le chiamavo le piastrelle diamantate, piastrelle tridimensionali che, come vedete da questa foto, catturano, diciamo, i raggi del sole mentre il sole si muove all'orizzonte e nella calotta, per cui la facciata assume degli aspetti cangianti di volta in volta, quindi assume un'idea di movimento, no? Come un guizzo. Come si vede anche in questo bellissimo edificio che sta proprio alle spalle della sezione centrale ed è un po' in asse con il grattacielo Pirelli, è un altro edificio di assicurazioni, quindi un edificio per ufficio, un palazzo per ufficio, in Palazzo Monte Doria, che come vedete, a seconda di come noi ci giriamo attorno, a sinistra e a destra è lo stesso edificio, quindi sembrano quasi diversi. A seconda di come noi giriamo attorno a questo edificio, scopriamo che il tentativo di Ponti è stato di moltiplicare le facciate. Però allo stesso tempo, in omaggio a questo suo principio della leggerezza, voi non trovate mai una sporgenza, tutti gli infissi di alluminio anodizzato sono perfettamente complanari alle superfici di ceramica, in maniera da non generare delle ombre. Quindi tutto diciamo, si svolge sul piano, come è possibile vedere in questa fotografia che compone assieme diversi dettagli. È come se fosse un grande puzzle o un collage, se volete, in cui l'occhio si perde e nonostante... E la verità che alla fine i tipi di finestre sono due, al massimo tre. È possibile però combinare questi tipi di finestre in posizioni diverse, quindi ognuno di questi quadrati o quadranti ha un suo disegno, un suo pattern,
che non è mai ripetuto né nella fila verticale, quindi né sopra né sotto, né nella riga orizzontale, quindi né a destra né a sinistra. Quindi gli stessi elementi ripetuti in tante combinazioni danno l'effetto della grande sorpresa. L'ultima profezia con cui voglio chiudere questa lezione è la profezia, quella che dico, la profezia degli angeli. E molto spiritosamente Ponti, scrivendo appunto all'età di 86 anni, diceva: avendo io anni 90 meno 4, tutto quello che faccio e scrivo è testamentario, cioè è come una sorta, diciamo, di testamento aperto, un ideario lasciato ai posteri, a chi se ne vuole prendere carico, chi ha interesse. E diciamo, l'idea da cui siamo partiti, il punto di partenza su cui mi ero soffermato, cioè l'eredità o la profezia della leggerezza, è secondo me, come dire, quello che contraddistingue ancora oggi il fascino di Ponte, ce lo fa sentire come vicino a noi, come contemporaneo, nonostante sia morto da molti decenni. E quando mi è capitato tra le mani di rileggere i Six Mimos di Italo Calvino, pubblicati nel 1988 nell'ambito di quel ciclo di conferenze, le Charles Eliot Norton Lectures, che lui era stato chiamato a fare in America, poi è stato pubblicato in Italia come le lezioni americane. Sono sei lezioni. Calvino scrive: dedicherò la prima conferenza all'opposizione leggerezza-peso e sosterrò le ragioni della leggerezza. Una cosa, diciamo, come dire, abbastanza insolita, gli anni dell'ideologia, gli anni della intellettualità pensante, sono anche gli anni dell'oscurità del linguaggio, linguaggio filosofico, del linguaggio letterario, che è stata una caratteristica, no, proprio di questo periodo, come opposizione alla presunta divulgazione, alla presunta leggerezza, l'idea stessa della superficialità come una connotazione morale, mentre invece Ponte è stato il cultore dei valori della superficie. E quindi sorprende che Calvino dice: sosterrò le ragioni della leggerezza, non le ragioni della pesantezza. E poi lo spiega un po' anche autobiograficamente. In certi momenti della mia vita, lui scrive, mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra, una lenta pietrificazione, più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita. No? Capita, no? In momenti della personale o in momenti della storia della civiltà umana, questa idea della pietrificazione di una società che è invecchiata, sclerotizzata, è diventata di pietra o, se volete, di argilla, inscalfibile. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa. E qui lui introduce il tema mitologico della Medusa, questo mostro che ha al posto dei capelli serpenti, vediamo questa bella interpretazione di Cellini e di Caravaggio, la Medusa perché era pericolosa? Perché pietrificava col suo sguardo chiunque osasse fissarle gli occhi addosso. Chi poteva sconfiggerla? Solo un eroe, Perseo. Se volessi scegliere un simbolo augurale per affacciarsi al nuovo millennio, scrive Calvino, sceglierei questo. L'agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante, rombante, appartiene in realtà al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginiti. Bella questa metafora. Perseo
È stato l'unico in grado di sconfiggere Medusa, tagliargli la testa. Perché? Perché Mercurio l'ha aiutato e gli ha fornito uno strumento formidabile, delle ali. Vediamo le ali ai piedi e le ali in testa. Le ali consentono a Perseo di muoversi nello spazio come un giocoliere. Lui ruota come un torero con il toro, ruota intorno alla Medusa senza mai guardarla di faccia, perché può aggirarla e al momento opportuno con la sua spada le taglia la testa. Quindi la leggerezza è l'unico elemento che è in grado di sconfiggere la pesantezza. Ora, se guardiamo queste due immagini sotto, sono un piccolissimo assaggio del repertorio di Ponti sin dai tempi della Riccia Arsinori, pieno di figure angeliche. Ci sono angeli di ogni tipo, ci sono angeli bambini, angeli dispettosi, angeli guerrieri, angeli vanitosi. Ponti amava moltissimo la figura dell'angelo. E la sua prima casa, la sua prima opera di architettura si riflette nel nome stesso che lui sceglie per la casa, L'Ange Volant, la casa per gli amici Bouillet a Gaches, vicino Parigi, l'angelo volante, l'angelo che sta sulla porta di casa e regge il modello dell'architettura. Gli angeli disegnati e ritagliati dalla figlia Lisa sulle finestre della casa di Viadezza che Ponti tanto amava, queste figure svolazzanti, metà uomini, metà uccelli. E poi con l'avvicinarsi di quella che Moretti aveva chiamato l'età visionaria, l'età dei grandi saggi, l'avvicinarsi agli anni Ottanta, l'oltrepassare gli anni Ottanta, Ponti scrive una lettera a destra ai due carissimi amici Charles e Ray Eames, chiama dedicata ai poeti, ai bambini, ai giovani puri, e Ray e Charles Eames, abituati ai miracoli. Questa lettera disegnata è una lettera in cui lui esprime a Charles e Ray Eames, che abitavano a Los Angeles, l'idea che avrebbe voluto donare alla città di Los Angeles il disegno di una cattedrale. E dice, ma che cattedrale si può immaginare per Los Angeles? Los Angeles, lo dice il nome, è la città degli angeli. Quindi, che cosa di più appropriato di disegnare un grande angelo? Quindi vedete questa grande facciata con le aperture esagonali, il famoso esagono, che raffigura un angelo. E a sinistra c'è un modello, una scultura che è alta 3,50 m, realizzata in alluminio, che Ponti aveva fatto a Milano per una mostra, adesso appartiene che da un collezionista, che in sostanza riprende come se fosse l'idea di un modello di questa cattedrale di Los Angeles. Ovviamente da Los Angeles non ebbe mai risposta, questa cattedrale non si è mai costruita, però si costruirà e sarà l'ultima grande opera della sua vita, la concattedrale di Taranto in Puglia, in sud Italia. Mentre a destra vediamo un dettaglio di una delle finestre esagonali della cappella dell'ospedale San Carlo a Milano, anche questa un cristallo di vestite di diamanti, dove su una delle finestre, sul disegno di Gio Ponti, viene realizzata ancora una volta la figura dell'angelo, l'angelo annunciatore, perché la chiesa si chiama la chiesa dell'annunciazione. Quindi l'angelo che appare come messaggero del mondo dell'aldilà, del mondo che sta sopra di noi, potremmo dire il mondo delle idee, se non crediamo in Dio, il mondo dell'arte, che comunica col mondo dell'uomo di buona volontà che è disposto ad ascoltarlo. Questi esagoni diventano nella concattedrale di Taranto il motivo ossessivo che costituisce l'iconografia stessa dell'elemento centrale della cattedrale, quella che lui Ponti chiama la Grande Vela. E d'altra parte Ponti disse, il Pirelli, in fin dei conti è un angelo con l'aureola, quindi l'aureola è il soffitto galleggiante. Questa grande vela della concattedrale di Taranto è stata riscoperta anche questa, per esempio qui la vediamo utilizzata
come la copertina del primo numero dell'annata di Domus 2019, diretta 2020, diretta da David Chipperfield. E a destra vediamo una fotografia di Ponti negli anni 70 nel cantiere della concattedrale. Quindi lui sta all'aperto con il suo bel colbacchino in testa, a Taranto fa più caldo che a Milano, dietro si vede la mole della cattedrale in costruzione, mentre lui si presuppone sta disegnando, continua a disegnare dettagli, varianti, immagini, suggerimenti. Il risultato è stata un'opera straordinaria, costituita di due chiese, una superiore ed una inferiore, che Ponti vuole specchiare, immaginava specchiare in una pozza d'acqua davanti, fatta da tre vasche a raso terra. Ricordate, no? L'idea, lui diceva che l'architettura deve essere anche un po' illusione, arte illusionistica, arte che confonde piacevolmente lo spazio. La cattedrale, praticamente il pieno, è quasi del tutto scomparso in favore di questo grandioso sviluppo di... Che cos'è questa vela? È l'immagine in una città di mare di un vascello che arriva a vele spiegate, il messaggio della religione, della presenza di Dio, in quella che allora era la prima periferia industriale di Taranto, nasceva in quegli anni di Talsider, il grande stabilimento di produzione siderurgica, e Ponti avrebbe voluto che questa concattedrale, che si affiancava quindi alla tradizionale storica romanica cattedrale di Taranto nel centro storico, fosse l'equivalente di quella cattedrale per la città nuova, la città degli operai, la città dei poveri. Un grande trionfo, quasi un grande retablo, una scultura stupenda, tutta quanta traforata, che lui immaginava potesse essere, un sostegno, un appiglio per gli angeli, che come gli stormi delle rondini in primavera e in autunno arrivavano dall'Africa, andavano verso l'Africa percorrendo i cieli del Mediterraneo, e lui immaginava che questi angeli, come aveva immaginato l'angelo dell'Annunciazione, si potessero appollaiare per un attimo su questa gabbia sottile che lui aveva predisposto per loro. Grazie. Grazie a te, professor Irace. Io non so se ci sono delle domande, però intanto c'è una cosa che volevo chiederti io, sì. Rifacendomi a qualcosa che hai detto all'inizio sulla fortuna critica di Ponti, perché sì. Questa italianità cosmopolita, non poteva essere diversamente, di Ponti, forse è stata più riconosciuta all'estero che in Italia. Io penso al grattacielo Pirelli, alle critiche taglienti che ne derivarono, per esempio, da Data Furi, ma anche da Zevi. Ecco, oggi qualcosa è cambiato, c'è stata una riscoperta. Che cosa ha portato a questa questa rivalutazione dell'opera di Ponti, secondo te? Beh, è cambiato tutto lo scenario, così come dicevo. Cioè, non a caso la fortuna di Ponti comincia a virare verso il successo, il riconoscimento, proprio a metà degli anni Ottanta. Uno dei primi fu a riconoscerlo, fu Arata Isozaki, un architetto giapponese, che curò anche una piccola mostra a Tokyo con una piccola pubblicazione della rivista Space Design, che nel silenzio generale, diciamo anche qui, della critica italiana, che stravaganza, la Tezuzaki si occupa di Giaponti, segnò, come dire, l'avvio dello sbriciolarsi di questa grande diga del silenzio, il grande muro del silenzio. Un mattone alla volta, e ho scritto il mio libro La casa italiana nel 1937, e anche qui... suscitando la perplessità, ecco, degli avi miei, come Tappuri, che mi disse: ma hai perso tanto tempo per un personaggio assolutamente inesistente. Cioè, per dire, le profezie a volte, diciamo, vanno bene, a volte vanno male, no? E,
Che cosa è cambiato? Innanzitutto sono cambiati gli sguardi delle generazioni. I contemporanei anche a Milano guardavano Ponti con gli occhi ancora un po' della storiografia resistenziale, no? Ponti non è mai stato un vero razionalista, l'accusa di Pagano, per esempio, no? Ponti lavorava per la borghesia, perché allora lavorare per la borghesia era un segno di infamia. Adesso invece siamo tutti gli architetti di tutto il mondo dicono che bisogna lavorare per la borghesia, perché se tu conquisti la borghesia, diciamo, hai le chiavi per la trasformazione del mondo. Ponti era il sistema sull'idea del verde, per esempio, no? Io non ho parlato di questo perché sennò saranno state delle ore. Costruiva i suoi edifici negli anni 30 con delle fioriere già predisposte, perché immaginava che gli edifici dovessero essere coltivati a verde dalle persone. Questo tema del verde faceva assolutamente sbellicare dalle risate a tutti gli altri architetti che dicevano quel fantasioso, per così dire, zuzzarellone di Ponti che pensa a queste cose, no? Oggi se uno gira per Milano vede che insomma tra grattacieli verticali, verde che cade, eccetera, eccetera, Ponti aveva intuito perfettamente l'idea della leggerezza. Quante architetture contemporanee possiamo, incluso l'interesse di Chipperfield, per esempio, possiamo immediatamente ascrivere a quel trattamento della facciata inaugurato da Ponti nel silenzio generale. Quindi sono cambiati un po' tutti i criteri della sensibilità, dell'estetica, e soprattutto è venuto meno quel collante della ideologia che Calvino aveva descritto come la medusa che pietrifica tutto. Grazie, grazie professore, anche per questo riferimento alle anticipazioni rispetto alla nostra contemporaneità che erano presenti nei suoi lavori. No, oggi si parla tanto di sostenibilità, però appunto tu ci hai spiegato che Villa Planchard è una villa che appunto ha un sistema di areazione che risponde ai criteri di fabbisogno energetico, così come questo riferimento ad un'architettura green che è così oggi insomma noi consideriamo con tanta attenzione. Allora, io ti ringrazio infinitamente, professor Ivace, e colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a te, allo staff del Politecnico, con il quale è veramente piacevolissimo lavorare, e saluto anche tutti i partecipanti che sono stati con noi questo pomeriggio. Grazie. Grazie, saluti a tutti da Milano. Grazie, grazie.